I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. Oggi caffè con la mocca, macchinetta Roccafè, very napoletano. Semplicemente perché ho finito il caffè solubile. perché se no faccio quello, faccio prima. Un altro motivo per cui non uso la moca. Ta-da! Sono incapace. Disagio, ragazzi, disagio. Cioè, se non è questo il disagio, what's his disagio? This is disagio. Yeah. Vorrei solo capire perché stai salendo da giù. Perché vieni a fare la pipì qua? Ormai, ragazzi, ho tutti i tappeti nella mia casa. Ce l'ho per far fare bisogno al mio cane. Cioè, incredibile. Sale da giù, viene a fare la pipì qua. Non ce la faccio. Comunque, ragazzi, lavatrice time. Sto facendo, devo fare un sacco di lavatrici. Lavatrice, stendere i panni. Yeah! Vita bellissima, insomma. Bello, appena arrivata la nuova fotocamera. Che viva! Che utilizzerò come videocamera. L'ho comprata, non è una sponsorizzazione, ahimè, l'ho pagata tantissimo, veramente tanto, 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 più di 1000 euro. Tristezza, perché ho rotto due fotocamere, lo sapete. Speriamo che questa duri, adesso la apro, vediamo com'è. Dai, vediamo, non vedo l'ora. Dio, proteggimi, non farmi rompere questa fotocamera. Meravigliosa, la mia nuova fotocamera per i vlog. Ragazze, oddio, ma che ci sta Bibbia Cadin? Cioè, veramente, liberti. Ma tutte carte stanno, vabbè, ok. Camino, se c'è da mio padre, la c'è dentro. Non ci sta la fotocamera dentro. No, vabbè, eccola, finalmente. Esci, dai, esci. Esci dal tuo vestitino, dai, piccola. Piccola amica mia. Amica dei miei giochi, amica dei miei video. Dai, com'è carina. Che bella. Sì, anche lo sportivo somiglia molto alla Canon che avevo prima, che ho portato ad aggiustare. È molto bella, bellissima. Buongiorno ragazze, buongiorno. Mi sono data una sistemata, mi sono fatta tutta carina. Mi sono messa questo maxi dress che è troppo carino. Praticamente dovrebbe venire così con lo scollo a barca. Sto usando la nuova fotocamera, vediamo com'è. E poi ho messo questa cinta perché è sempre molto comunque largo dietro, quindi viene così un po' larghino. Poi ho messo le calze e queste parigine. Mi mancano solo le scarpe. Beh, la cosa più difficile da scegliere sono sempre le scarpe. Mi piace questo look. I capelli mi piacciono così. Ho fatto i boccoletti così, molto carini. E sembrano ancora più corti i capelli così, troppo belli perché sembrano più corti. E poi vabbè, solo il solito trucco naturale, niente di che, c'è un bel sole. Oggi è una bellissima giornata, devo fare tante tante cose, quindi vi porto con me in quel che posso registro, perché come sapete non voglio, cioè non mi metto a dar fastidio alle altre persone, poi ci sono comunque delle cose che comunque non posso mostrare. E perché comunque se sto con una persona mi piace godermi quel momento e quindi non accendere la videocamera. Comunque mi sa che è venuto qualcuno, fatemi vedere. Sì, vado ad aprire la porta, ci vediamo dopo. Allo stare, non gli abbaiare, amore. Guarda che bel gattone che abbiamo, ci è venuto a trovare. Com'è carino! Lascialo stare! Strega, stai zitto! Lo fai così perché ci vuoi giocare, ma se fai così lui ha paura. Zitta, zitta! Dai, lascialo in pace. Magari sbatte la coda che vuole giocare. Cane cattivissimo, è una cagnolina cattivissima. Guardate che ha combinato. Che cos'è queste schifezze? Hai fatto tu questo? Ne tengo sonno veramente. Che hai combinato? Oddio, tremo. Che hai combinato? Vabbè, non fa niente, eh? Ti perdono. Guarda qua che schifezze. Trema.
Fa la faccina tutta triste, lei mortificata. Mannaggia! Sonno, non lo faccio più. Prego. Mi è arrivata a casa, amore. Lei però stava a casa di mia mamma, non l'ho lasciata qua da sola, l'ho lasciata con moglie e cookie, è vero amore? Ma ti do la pappa. Comunque, l'acqua ovviamente non può mai mancare. Poi qua, questo è Adidas, ho fatto tante cose bellissime. Poi questa è un'altra busta Adidas. Aspetta amore, sì, ora te la do. E poi questo è il giubbino. Amore, sì, ora te la do. Sì, ora ti do la pappa. E poi che un giretto da calzedona non te lo fai? Per comprare qualche altro paio di calze? Vi faccio vedere queste cose qua, eh? Perché queste qua di Adidas penso mi conviene farvi un video, perché è talmente tanta roba che ci metterei un'eternità. Però vi faccio vedere queste per non lasciarvi a bocca asciutta. Ho preso queste calze. Allora, queste qua sono 20 ultramatte, mi ha consigliato la ragazza di Calzedonia e dice che sono bellissime velate nere. E queste invece sono super velate, però effetto abbronzato, quindi color carne. E poi ho preso queste parigine, bellissime, secondo me sono grigie, io adoro le parigine. Miste, secondo me vanno bene sia con questa, che questa alla fine è un effetto trasparente, pelle abbronzata, sia con le nere vanno bene. Sono praticamente, hanno questo qua che è bello morbido, e sono a costine, adoro. E poi questo qua che è il leggings che aveva preso mia sorella, sono una copione, bene sì, però lei mi ha detto vattela a prendere questo qua, effetto anticellulite, vabbè, ma non è per l'effetto anticellulite, è semplicemente perché un leggings molto sottile e molto comodo che fa effetto pelle, che quindi non ti opprime. E quindi abbiamo comprato questi, amori. Fatemi sapere se volete il video haul delle cose che ho comprato sportive dell'Adidas, troppo troppo belle. Ah, e poi ho tutta la spesa, adesso mi devo sistemare tutta la spesa qua del bel bustone, tutto solo per me, perché ho mangiato tantissimo. Adesso vi saluto perché devo sistemare qua, devo dare la pappa a Pupi e devo mangiare. Ciao! Ragazzi, perdonate il capello un po' selvaggio, ma sono qua in completo relax lavoro. Pomeriggio ormai e io ho messo online praticamente oggi due video, perché ho messo online sia il video di Victoria's Secret con Nancy, e di cui ha fatto anche lei il video sul secondo canale, quindi due video, uno sul mio e uno sul suo. E poi ho appena fatto uscire la live, la diretta che abbiamo fatto, praticamente un casino, perché praticamente ieri non siamo riusciti a fare la live su YouTube, vi ho spiegato comunque nel video che sta online. L'abbiamo fatta su Facebook, però dato che ho risposto a tantissime domande anche molto scomode, comunque sul mio fidanzato, l'ex fidanzato, se lo vedo ancora, se ci sentiamo, queste cose qua, e sul lavoro, su se lascio YouTube, se addirittura se voglio partecipare al Grande Fratello, come affronto le critiche, i rapporti con le collaborazioni con l'azienda, insomma veramente tante belle domande mi avete fatto, quindi ho voluto caricarlo su YouTube, quindi se andate appunto sul mio canale lo trovate online, così potete insomma conoscermi meglio. Poi nei prossimi giorni voglio assolutamente fare una live, se riesco a collegare la videocamera, adesso soprattutto questa nuova vengono bene comunque i video, usarla appunto al posto della webcam, perché come ho spiegato nella diretta non ho un monitor con la webcam, quindi due sole cose: o trovo il modo di collegare la videocamera al computer e usarla al posto della webcam, o vado a comprare un nuovo monitor, tanto ormai questo mese ho speso non so quante migliaia di euro tra fotocamere, obiettivi e quant'altro, quindi mi faccio magari questo altro autoregalo per voi. No, ma perché mi piace tanto, è stato bellissimo parlare con voi, siamo divertite tanto. E comunque oggi è stata una bella giornata, ho preparato, avete visto, veramente un bel pranzetto, e stasera si esce, quindi sono felicissima e mi devo anche sbrigare, perché veramente stanno venendo a prendermi che si fa tardi. Ti viene da piangere, ti viene da prendere il treno e mandare a fanculo, qui non è facile, ti senti fragile, qui dopo tutto quello che conta, quello che senti è sentire com'è. Com'è? E questa voce un po' così rauca rende questa interpretazione ancora più sofferta, no? Vabbè, fantastico. Il mio momento di riflessione pomeridiana con Dolce Nera.
Ragazzi, mi sono preparata perché sto uscendo. Mi sono messa, praticamente ho sempre il maglioncino maxi dress sotto e mi sono messa queste scarpe molto molto comode, perché comunque voglio stare comoda, e questo cappottino. Adesso metterò anche la sciarpa, cioè questa sciarpa che è troppo figa, è tipo una sciarpa a cappello, è bellissima. E magari se fa freddo mi alzo anche il cappuccio, l'adoro, che tipo così poi l'avvolgo tutto. Cuccare bene perché fa freddo, e quindi esco e vado. Il trucco è sempre lo stesso, qua è sempre molto naturale perché comunque sapete che non mi trucco mai troppissimo. Quindi rossettino, trucco molto naturale. Vi auguro una buona serata, comunque ci vediamo dopo. Mammina è tornata. Mamma si sta facendo la tisanina. Mamma è tornata, amore. Sei stata sulla sola. Mamma è tornata adesso. Te l'amo. Adesso mamma deve ancora montare il video. Ti metti nella cuccettina e poi dopo andiamo a dormire a mamma tua. Bella, amore mio, quanto sei bella. Madonna, quanto sei bella. Scusate l'aspetto, ragazze, sono veramente distrutta. Sto davanti al computer che devo montare il vlog, è tardissimo. Sono veramente stanca, stanca ma felice. È stata veramente una bellissima giornata, una bellissima serata. Siamo andati a cena, poi siamo andati al cinema e ho visto il film, quello nuovo, Natale al Sud. Molto molto carino, anche se comunque un film molto leggero, di questi qua ironici, insomma. Io non amo molto questo genere di film perché sono molto semplici, a volte un po' banali, però devo dire che comunque qualche risata me l'ha fatta fare, è stato carino, soprattutto Biagio Izzo mi ha fatto morire, io lo adoro, cioè ogni volta che apriva bocca Biagio Izzo io scoppiavo a ridere, è fantastico, veramente io lo adoro tantissimo, sarà perché è napoletano come me, comunque mi fa schiattare dalle risate, quindi ci voleva qualche bella risata. Poi ancora in giro e adesso a casa finalmente, è veramente veramente tardi. Ci tenevo a specificare questa cosa perché in tante mi hanno detto nei commenti: ah, ma ti hanno visto con Max al supermercato, non so, un sacco di cavolate sto leggendo nei commenti. Volevo semplicemente dire, ragazze, non ci credete perché non è assolutamente vero e su queste cose non si scherza. E posso capire che nei commenti si possa dire con più o meno cattiveria, magari sicuramente saranno bambine, persone che vogliono scherzare, magari vogliono mettere queste voci in giro a dire: ah, ti ho visto con Max, addirittura avevo letto una cosa simpatica, faceva ridere, diceva: sì, io sono la cugina del padre di Carlita, peccato che mio padre non ha cugine. Comunque posso capire che volete scherzare, però vi dico, ragazze, non dite queste cose, perché comunque le persone comunque dietro possono rimanere male, sapete che io ci tengo e non mi va. Quindi no, assolutamente no, non è vero, nessuno mi ha mai incontrato con Max al supermercato per il semplice fatto che io e Max non andiamo al supermercato assieme, quindi ci tenevo a specificare questa cosa, che come sempre io sono sempre sincera con voi, soprattutto per queste cose che riguardano comunque i sentimenti e la mia vita. Cioè, se una cosa non la voglio dire, non la posso dire, preferisco non dirla piuttosto che sbilanciarmi e dire qualcosa di cui non ne sono sicura. Quindi non è assolutamente vero. E ci hanno visti assieme, oddio, oh mio Dio, e adesso cosa faremo? No, non è vero, ragazze, non è vero. Mi fa piacere che ci sono persone che scherzano, però qua da scherzare non c'è proprio nulla, insomma. Io vi mando un bacio grande, vi auguro la buonanotte, vi voglio tanto tanto bene, soprattutto se non dite queste fesserie sul mio conto, ma vi voglio bene comunque perché so che dietro ci può essere qualcuno che ha voglia di giocare, quindi ok, non fa nulla, ci passiamo sopra. Buonanotte, ciao! Lasciatemi un like se vi piacciono i miei vlog e lasciatemelo comunque perché io vi voglio bene e mi merito un vostro like. Ciao!
Thank you.